pallone. Con lo stesso Baggetta a battere. Cerca l'altro Baggetta in campo. Serve Edoardo. Primo intervento invece per l'estremo difensore Mattioli. Lontana proprio Baggetta a cercare sulla destra, alla fine esce Martino. Che calcio col mancino, il palo colpito dalla Play Selva Candida, vicino al vantaggio. Ancora Di Paola, Scodella, bel pallone per Baggetta, misura però molto più Lazzarini. Arriva Martino, destra per Serravento, mette in mezzo, il pallone può diventare buono per Martino, che si gira, Martino! E il pallone entra in porta. Passa il vantaggio dopo 3 minuti e mezzo. Play Selva Candida, tempo di Martino. Piccoli anticipato la possibilità di tornare tranquillamente dalle braccia di Giordano per lo Cristo Re Blu. Ancora in avanti Baggetta, se ne va sinistro Baggetta, eccolo la prima possibilità per il sinistro Edoardo Baggetta, 1-1 Cristo Re Blu. Pronto Martino. Lanciano in avanti direttamente tra le braccia di Giordano. Ancora la pressione però portata da Lazzarini, che può anche calciare con il destro. La parata di Giordano. La persona che arriva! Arriva uno sfortunato però. Autogol per il Cristo Re Blu. Concede un nuovo vantaggio a Play Selva Candida. Del pareggio. Ha portato il gol con 2-2 per il Cristo Re. Martino con il sinistro. La giocatura a Giordano. Ora Martino, Lazzarini, un po' di spazio. Pensa anche al destro, lo fa partire! Basta Giordano, 3-2 Play Selva Candida. Eccolo il fischio di apertura del secondo tempo. Si riparte dal 3-2 per i giallorossi. La porta lasciata sguarnita da Giordano. Martino lascia ancora al sinistro, ancora Giordano, due volte decisive. Martino si coordina per il sinistro. Andare il pasticcio qui Giordano. Ancora insistere però la Selva Candida. La porta è vuota. Faccio praticamente fuori, come fuori ha parato Edoardo Giordano. Attenzionissimo ancora per la squadra giallorossa. Martino sinistro con deviazione, traversa. Adesso fioccano opportunità per la squadra giallorossa.
Giordano in avanti, chiuso da Lazzarini che poi calcia con il destro. Giordano si fa perdonare, ma la palla rimane lì ancora per il destro di Boccanera. Di Paola ancora per Giordano. Bella pallone a Boccanera che carica il destro e trova l'angolino. 4-2 per la play sempre candida. Sempre Boccanera, molto vicino al quinto gol. Giordano, sinistra da Di Paola, andare in avanti, scodellata verso Niccoli che calcia con il destro, la parata di Azzuoli. Verminario, sguardo in avanti, Martino tocca Maggetta, il suo di Mattia, la porta vuota, ancora Maggetta. Pioli e l'arbitro dice che basta così, finisce 4-2 la presa della conquista. Allora il primo posto, secondo posto per un attimo Cristo Re Blu.